Direi che la signora Giuliana, come sempre nostra gradita ospite, legge un piccolo pensiero che ha avuto anche quest'anno per questo raduno. Grazie. Grazie a voi. Allora, mi sentite? Mi sentite? Posso cominciare? Però silenzio, non si sente niente. Non mi fate parlare al vento. Allora, la strada vettura di San Marco in Lamis. Si sente? Sì, grazie. Okay. Silenzio per piacere. Allora, ricomincio. La strada vettura di San Marco in Lamis. La partenza per il raduno di San Marco in Lamis non comincia nel migliore dei modi. La nostra 500 si arena sul più bello prima di partire e mentre aspettiamo per riuscire a ripararla, accumulando un ritardo di ben 2 ore, ci sorprende un forte acquazzone che, insieme alla situazione verificatasi, ci fa pensare che ormai il raduno è andato. Dopo una lunga attesa arriva il meccanico che, con un nostro amico, ci viene a portare in soccorso. Quando pensiamo di essere ormai fuori, il problema si risolve in tutta fretta e veniamo invitati a partire con solerzia, nonostante le mie perplessità sull'arrivo. Fatto sta che tutto procede nel migliore dei modi e verso le 23:30 giungiamo senza ulteriori problemi. Una sorpresa ci aspetta, l'organizzatore ci viene a salutare nonostante l'ora tarda e ci mostra la sua 500 con all'interno un bel presepe preparato da lui stesso. Che meraviglia! Purtroppo però le disavventure ricominciano. A causa del riscaldamento non funzionante la notte viene passata piuttosto al freddo e al gelo, come fa una canzone di Natale. Siamo sotto Natale. Il mattino dopo, ancora infreddoliti, facciamo una doppia colazione per ristorarci mentre attendiamo l'arrivo dei 500 ritardatari e ci viene organizzata una puntatina a San Marco in Lamis e al santuario di San Matteo, situato nelle vicinanze, luogo mistico che al suo esterno ha un panorama molto bello. La strada, costeggiata da numerosi alberi spogli, ci mostra una natura incontaminata, che è un vero spettacolo. L'interno del santuario è a dir poco meraviglioso, con le sue arcate, la sua chiesetta caratteristica e infine il presepe in una grotta illuminata che dà quasi l'idea di essere a Betlemme. Veramente fantastico. In coincidenza c'è un battesimo e partecipiamo per qualche minuto alla cerimonia. Un bel sole caldo ci accoglie all'uscita, a rientro il raduno inizia ad animarsi. Troviamo tante 500 parcheggiate e molta gente nell'atrio dell'hotel, in attesa di proseguire per il programma del raduno. Comincia così e con una bella sfilata andiamo a visitare il cosiddetto balcone del tavoliere Rignano Garganico, che ci fa conoscere un altro posto degno di essere visto, un'altra cartolina da aggiungere alla nostra memoria e che dopo il pranzo molto casereccio e pieno di prelibatezze ci avrebbe fatto conoscere il presepe vivente del posto. Il pomeriggio passa così in allegria, tra i vicoli alla ricerca degli antichi mestieri rappresentati. Perdiamo delle ore finché, quasi ultimi a tornare alla 500, scopriamo che ci ha nuovamente lasciato. Non parte. Un amico romano cinquecentista con l'organizzatore si attiva immediatamente a risolverci il problema e, con cassetta degli attrezzi, guanti da chirurgo e il suo saper fare, rimette in partenza l'auto. E, congelati dal vento gelido, ritorniamo alla base, San Marco in Lamis, dove la serata si conclude purtroppo con qualche altro intoppo di riscaldamento, anche dopo aver cambiato stanza. Ma, come si suol dire, domani è un altro giorno. La seconda giornata doveva essere all'insegna della spiritualità. La visita a San Pio e all'ultimo minuto una santa messa a San Matteo con poi la benedizione delle auto.
purtroppo già il risveglio si prospetta con un certo malessere che dopo la messa si trasforma in un vero e proprio malore che porta l'organizzatore a chiamare in aiuto il 118. Fortunatamente niente di grave e dopo il loro intervento riesco ad andare a trovare San Pio. Questa volta temevo proprio di non rivederlo. Rivivo i momenti spirituali della volta precedente e anche più intensamente visto il mio malore. Nel momento della presentazione della reliquia mi sento avvolgere da un intenso calore che mi fa sentire la presenza del santo e mi ritrovo invasa dal benessere. Decisamente meraviglioso. Il soprannaturale fa da padrone, riprendo quasi tutte le energie perse qualche ora prima. Il resto della giornata si conclude con il pranzo in hotel e nuove amicizie. Questo nostro secondo raduno di San Marco in Lamis, che anche con qualche strana disavventura è stato vissuto con tutto l'entusiasmo che la 500 può dare. Grazie 500.